Ciao a tutti, oggi prepareremo il tronchetto bicolore panna e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 6 ore di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono biscotti pavesini bianchi, biscotti pavesini al cacao, panna fresca non zuccherata, latte condensato, Nutella, fogli di gelatina, estratto di vaniglia o essenza di vanillina. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo ammollato i fogli di gelatina in acqua molto fredda. Adesso andremo a scioglierli in mezzo bicchiere di panna. Mettiamo momentaneamente da parte la panna, posizioniamola in freezer che ci servirà ben fredda per essere montata. Abbiamo foderato uno stampo per plum cake, il nostro è della misura 30 cm x 10 cm. E lo abbiamo foderato con pellicola trasparente per alimenti. Adesso andremo a posizionare sul fondo e nei laterali i pavesini che andremo a intingere nel latte, alternandone uno bianco a uno al cacao. Andiamo a posizionarli con la parte rivolta verso il basso. Una volta posizionati i biscotti, adesso andremo a montare la panna. Mettiamo all'interno del boccale la farfalla, versiamo la panna, poi chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare senza impostare il tempo a velocità 3,5. Abbiamo fermato il bimby. Trasferiamo la panna montata in una ciotola capiente. Il tempo per montare la panna potrebbe variare in base alla quantità di grassi presenti nella panna che utilizzerete. Adesso aggiungiamo alla panna la gelatina che abbiamo sciolto con un altro pochino di panna. Adesso aggiungiamo la vanillina. Aggiungiamo il latte condensato. Adesso amalgamiamo delicatamente. Dopo averla amalgamata, riempiamo poco meno della metà dello stampo con la crema che abbiamo preparato. Mettiamo momentaneamente da parte la crema, riprendiamo i pavesini e il latte e formiamo un altro strato di biscotti, sempre alternando i biscotti bianchi a quelli al cioccolato. Mettiamo da parte il latte e i biscotti. Adesso andremo a posizionare la Nutella sopra i biscotti. Ci vediamo con una sac à poche. Facciamo uno strato con la Nutella a copertura totale dei biscotti. Livelliamo con una spatolina. Completiamo riempiendo con il resto della crema. Abbiamo livellato per bene la crema. Adesso completiamo sempre con i pavesini alternando quelli bianchi a quelli al cacao bagnandoli nel latte. A questo punto copriamo con pellicola trasparente e posizioniamoli in frigo per almeno 5-6 ore.
Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il tronchetto che adesso cavolgeremo e sformeremo direttamente su un vassoio. Tronchetto bicolore, panna e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!